mentre lodavamo il Signore, dicevo questo, Signore, qual è il messaggio che Tu vuoi dare questa sera alla Tua Chiesa? L'altra volta avevo preparato, meditato qualcosa e poi durante il tempo della lode e dell'adorazione il messaggio che il Signore ha stabilito era un altro. Ma questa sera... Mentre facevo questa considerazione, abbiamo cantato proprio il cantico che dice E l'aria dentro me, il titolo, e i versi di una strofa dicono proprio il mio pane tu sei. E il messaggio che questa sera voglio condividere insieme a voi. È scritto in Giovanni al capitolo 6, al verso 22. Giovanni capitolo 6, verso 22. Il titolo di questo paragrafo è Gesù, pane di vita per i credenti. Alleluia. Una doppia conferma. Non ci eravamo messi d'accordo con la sorella, li ha scelti lei i cantici. Amen. Leggiamo il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E avendolo trovato di là dal mare, gli dissero, Maestro, quando sei venuto qui? Gesù rispose loro e disse, In verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Allora essi gli dissero, quale segno fai dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri, pani, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: In verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse loro: Io, io sono il pane della vita. Chi viene a me. Non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Amen. 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 Chi crede in me, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Lui è il pane della vita, la parola vivente, la parola fatta carne che è venuta sulla terra e ha dato vita a quanti hanno creduto in essa. Ma c'è una particolarità che viene sempre considerata e sottolineata da Gesù e dai suoi discepoli, che la parola senza lo spirito non produce alcuna vita, perché nello spirito c'è vita e lo spirito che veicola la parola porta vita la parola produce vita nel momento in cui viene veicolata trasportata dallo spirito di dio e lo spirito di dio dell'iddio vivente che produce la vera vita abbondante che produce quella vita che sazia che ti permette di essere pienamente soddisfatto come nessun altro pane può soddisfarti, dove c'è la sua parola impregna, impregnata del suo spirito, c'è la sua vita e dove c'è vita c'è moltiplicazione, c'è un qualcosa che spinge a riprodurre vita in abbondanza. E, e qualche giorno prima le folle avevano visto di questa vita abbondante di quello che, sca che scaturiva da una parola pronunziata, dalla parola fatta carne dal pane di vita da colui che procede da, co da colui in cui è racchiusa la, la vera vita e la vera abbondanza questo fu il messaggio che lui aveva trasferito a quelle folle in quel tempo, la moltiplicazione dei pani. Il paragrafo riprende questo, questo miracolo, e dice: qualche giorno prima avevano visto e avevano mangiato, avevano sentito con le loro orecchie chi fosse quest'uomo, come agiva. E da quella parola scaturiva un qualcosa di soprannaturale. Prese quei cinque pani e quei due pesci e ringraziò il Padre per quello che gli era stato dato. Benedisse quel cibo e lo moltiplicò. La parola di vita, di vita abbondante, era stata rilasciata su quel cibo. E una moltiplicazione avvenne quando lo Spirito di Dio si muove nulla resta la stessa cosa di prima nulla cosa nessuna cosa rimane immutata la povertà di fronte a quelle parole non potevano restare non poteva restare la stessa non ci può essere sterilità dove la parola di Dio viene pronunciata la tua vita viene arricchita giorno dopo giorno quando il messaggio di Cristo, l'unico vero pane per la tua vita, viene pronunciato e viene veicolato dallo Spirito di Dio, o oh, Gesù stesso, più avanti, al paragrafo, al capitolo sempre 6, al verso 63, dice: Lo Spirito che vivifica, le parole che vi dico. Sono spirito e vita, non sono semplici parole che procedono da una elaborazione mentale, da una conoscenza, ma è qualcosa di soprannaturale che voi ricevete in questo momento. Le parole possono essere veicolate da qualsiasi spirito, e quello che fa più male e che non produce vita. E quando sono veicolate dallo spirito dell'uomo, dalle sensazioni dell'uomo, da quello che lui percepisce, da quello che lui sente nella sua anima e non da quello che procede dalla bocca di Dio, dal trono di Dio. E tante volte diciamo, è parola di Dio, procede da Dio, ma che cosa ha spinto quelle parole in realtà? Oh, sta scritto che la parola è come una spada a due tagli, che separa l'anima dallo spirito, è un'arma potente e bisogna stare attenti per come si usa. Può benedire, come può fare anche male, può dare vita come può anche uccidere, può liberare come può anche guarire, legare, è lo spirito di Dio. È quello che produce l'effetto della vera vita in coloro che la ricevono. E quando noi ci nutriamo di questa parola, ci nutriamo di questo pane, di Gesù Cristo, lo Spirito di Dio parla nella nostra vita. Quando noi ci accostiamo perché desideriamo che la sua opera cresca in noi, allora questo pane produce vita. Voi mi cercate perché avete avuto del pane che si va a deteriorare, ma vi dico di non andare dietro queste cose soltanto. Non adoperatevi per il cibo che perisce, ma adoperatevi per un altro cibo, quello che vi restaura, che vi ristabilisce, che vi guarisce e che vi permette di stare in piedi forti, di essere pronti quando il nemico viene per atterrarvi, per distruggervi. Questo è il vero pane di vita. Quello è un pane che perisce. Ma ancora loro avevano visto, ancora non avevano creduto pienamente a queste parole. E infatti chiedevano ancora che cosa dobbiamo fare allora per compiere queste opere. E Gesù disse, questa è l'opera di Dio, che è crediate in colui che gli ha mandato. Smettetela di essere sempre increduli. Smettetela di dire e che cosa ci farai vedere ancora oggi. E non c'è bastato quello di ieri. Forse è stato un caso. Forse quella persona poteva stare bene anche da sola. Forse quel morto che tu hai risuscitato non era veramente morto. Era una, una morte apparente. Come dicono scienziati ancora oggi, increduli di alcune vite, di, di persone che sono tornate alla vita, ma forse non era stata documentata bene la morte, non era stata diagnosticata esattamente. Smettetela di essere così, increduli. Questa è l'opera che Dio vuole che venga compiuta. Credete in colui che Egli ha mandato. Credete in colui che vi ha mandato. Mangiate di questo pane, dove c'è questo pane c'è vita, l'Apostolo Paolo in secondo Corinzi al capitolo 3 al verso 6 parlando di Dio dice questo, lui ci ha resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera ma dello spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito è quello che dà la vita, è lo spirito che dà la vita. La legge con le, con le sue prescrizioni, con i suoi precetti, la legge di Mosè che era stata data, Gesù disse, in principio non era così, in principio non era così, ma è stata rilasciata per la durezza del vostro cuore. Non è quella la realtà che dà la vita, ma è lo Spirito di Dio che dà vita ed è quello che deve alimentare il vostro cuore. Cosa facciamo noi di questa parola? Cosa, come la usiamo? E come la veicoliamo quando viene trasferita da altri? Per lo spirito noi la riceviamo e per lo spirito noi la rilasciamo. Ma tante volte la parola che viene ricevuta per lo spirito non viene rilasciata alla stessa maniera per lo spirito ma viene elaborata e rielaborata dallo spirito dell'uomo, viene alterata per certi versi e non produce l'effetto che dovrebbe produrre. Magari l'attribuiamo alla stessa maniera quando non produce lo stesso effetto in noi, perché non c'era spirito. a quello che noi diciamo pensiamo crediamo la parola che è stata rilasciata per lo spirito da Gesù Cristo era per certo una parola di vita ma in alcuni non ha prodotto quell'effetto perché non è stata creduta e non è stata ricevuta in quanto già si era sazi di un altro pane. La nostra mente, il nostro cuore si riempie, si nutre e si sazia di un cibo che non sempre proviene dal cielo. E quando il cibo che proviene dal cielo giunge a noi, siamo già sazi, abbiamo già un senso di sazietà e di pienezza che comunque non ci soddisfa e cerchiamo ancora, cerchiamo, desideriamo ancora qualcosa che ci dia soddisfazione. Però quando la parola di Dio scende e noi non la crediamo, siamo come quelli che hanno lo stomaco pieno e di fronte a un piatto di lasagne. Non riescono a mettere un boccone in bocca, a prendere un boccone per portarlo alla bocca. È vero, fratelli, è proprio così. I farisei rigettarono la parola del Cristo, eppure era pane che scendeva dal cielo. Gesù stesso disse, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame. Il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. In questo noi vogliamo essere fedeli, fratelli. Noi in questo luogo vogliamo spezzare il pane della vita, Gesù Cristo. Vogliamo parlare del Cristo e lui crocifisso. Non vogliamo parlare di altre cose se non della Sua opera. Il Suo nome non vogliamo magnificare e glorificare nessun altro che il Figlio di Dio e lo vogliamo riconoscere quale nostro Re e Signore, perché noi sappiamo che Cristo ci basta. Cristo ci basta, lo cantiamo tante volte, ma non, non so quanto ne siamo pienamente convinti. Perché quando andiamo a destra e a sinistra dicendo questa cosa non va e quest'altra non va, mormorando, criticando e disprezzando, manifestando una sorta di insoddisfazione. Allora io dico, ma dov'è il Cristo che ti basta? Hai bisogno di qualcosa, di qualcos'altro di più sostanzioso? Mormorare e disprezzare qualche altro, giudicare qualche altro. Chi, mangia, chi prende dallo spirito di Dio mangia il pane della vita, ma chi prende dallo spirito umano mangia il pane del cordoglio. E questo è quello che il Signore mi faceva sentire. Esiste un pane di vita, ma esiste altrettanto un pane di cordoglio. Questo pane ha degli ingredienti, è fatto non dalla mano di Dio, ma dalla mano del nemico delle nostre anime. E quali sono questi ingredienti? La scrittura ci insegna il giudizio, il pregiudizio, la condanna, la gelosia, la contesa, il disprezzo. I mormori, la maldicenza e ancora il tutto che viene, viene impastato per bene, viene lavorato, amalgamato e viene messo del lievito in questo pane. Ricordate quando Gesù disse: State attenti al lievito dei farisei? E i discepoli dissero: Ma perché dove vanno a comprare questo lievito? Non avete capito? Sto parlando della loro ipocrisia. È quello che contamina il tutto. Parlano bene e razzolano male. C'è qualcosa che contamina le parole che loro dicono provenire dal cielo, le parole profetiche tutto dei profeti e tutto il resto. Ma c'è una, una semenza che non produce un frutto di ravvedimento. Non produce frutti che danno vita, frutti che nutrono. C'è un lievito che viene messo in questo pane, fatto da questi ingredienti che abbiamo detto poco fa, e che gonfia e fa lievitare questa pasta, rendendola forse piacevole al palato, gustosa, ma sicuramente non sarà buona e salutare per la nostra vita spirituale e anche naturale. Il cuore che si nutre di, questa, di questo cibo, di questo pane, parlerà sicuramente negativamente dell'opera di Dio. Impedirà a Cristo che lavori la propria vita trasformandola per come deve essere trasformata a sua immagine e a sua somiglianza. Giacomo al capitolo 3, al verso 16, parla di alcuni ingredienti di questo pane. Dove c'è infatti invidia e contesa, c'è turbamento ed ogni sorta di opera malvagia. Vedere sviluppare certe situazioni in certi contesti sembra quasi del tutto fuori luogo. Sto parlando di contesti cristiani, non sto parlando di altri contesti. E credo proprio che queste realtà sono le realtà che hanno afflitto. Il corpo di Cristo, il popolo di Dio, nel momento in cui si sono nutriti di altro pane, si sono saziati di quel pane, giunti davanti alla mensa di Dio, davanti a quel pane spezzato, hanno ascoltato, hanno udito belle parole, ma non le hanno ricevute, credute fermamente e non si sono adoperati per l'adempimento di quelle parole. In Giovanni al capitolo 6, al verso 41, parla di questi ingredienti. I giudei dunque mormoravano di lui, perché aveva detto, io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano, ma non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre. Come può egli dire, io sono disceso dal cielo? Come lo può dire? Allora Gesù rispose e disse loro, non mormorate fra di voi, smettetela di fare considerazioni sopra considerazioni, cercate di prendere questo pane che vi viene offerto senza mormorare, senza fare considerazioni. Ricevete la vita attraverso le parole che vi dico, ricevete liberazione. Tante volte lui diceva o meglio l'abbiamo letto noi una volta, ma chissà quante altre volte lui l'avrà detto, io sono la via, la verità e la vita. E la verità che voi conoscerete vi farà liberi. Queste sono le parole che Gesù dava, rilasciava, ma quanto di queste parole venivano mangiate, gustate, assaporate, assimilate? quanto il loro spirito si nutriva di queste parole e quanto noi fratelli ci nutriamo della parola di Dio col sentimento giusto, con lo spirito di Dio, con lo spirito giusto. Non vogliamo più essere di quelli che hanno mangiato di altro pane fatto da altri ingredienti non sono quelli fatti che non sono quelli usati da Dio. Il pane che Dio ci dà ci permette di camminare nel nostro deserto. Elia camminò per 40 giorni con due focacce. Gli preparò l'angelo. Stiamo parlando appunto un'immagine così figurativa che parla appunto di quel pane che discende dal cielo e che ha un sapore diverso, una consistenza diversa, una sostanza diversa. Riuscì a camminare per 40 giorni e 40 notti. Gli diede forza, vita per sostenere il deserto più duro e più rigido. E alla stessa maniera, quando noi ci cibiamo di questo cibo, di questa parola veicolata dallo Spirito di Dio, noi riceviamo forza nel nostro deserto, forza nella difficoltà. Forza durante la prova, forza durante gli attacchi. A che serve la parola? A che serve questa spada? Non per combattere contro uomini. Noi non combattiamo contro carne e sangue, diciamo sempre, ma contro le argomentazioni che si elevano contro la conoscenza di Dio, contro quella verità che ci renderà liberi. C'è una verità che deve essere conosciuta affinché tu venga rilasciato nella piena libertà. E le argomentazioni che si elevano sono mirate proprio a quella conoscenza, alla conoscenza della tua libertà in Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Gesù disse, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, chi crede in me non avrà mai sete. Tu hai forse ancora della sete, sete, fame? E non ti spieghi come mai, nonostante attingi a questa fonte, sicuramente una fonte preziosa. Una fonte da do dove scaturisce la verità di Dio e non riesce a sperimentare questa piena libertà. Quando noi udiamo la parola, come dicevamo, poc'anzi, è la stessa cosa che ci avviciniamo a una tavola ben apparecchiata, ben imbandita, piena di cibo, piena di pane e ci accostiamo e sentiamo il profumo, lo tocchiamo, sentiamo la consistenza di questo pane, ma il mangiarlo è diverso. Più avanti lui diceva, voi mi avete cercato per il pane che vi ho dato. Ma c'è un altro pane che voi avete bisogno di mangiare affinché abbiate vita. E parla poi della propria carne e del proprio sangue, di mangiare la propria carne e di bere il proprio sangue. E loro si scandalizzarono di queste parole. Le folle cominciarono a indietreggiare. Ebbero una sorta di sdegno per queste parole. Tanto che Gesù disse anche ai suoi discepoli, e voi cosa fate? Cosa pensate? Cosa credete di fare alla luce di quello che io ho detto? Volete restare ancora con me? Perché non ve ne andate anche voi? Andatevene, se per voi questo non è il parlare giusto che vi dà vita, vi, non vi dà libertà, ma perché non ve ne andate anche voi? Sembra un maestro duro, rigido, severo quasi come se il suo amore fosse svanito, come se quelle parole non fossero intrise d'amore. Ma Cristo amava e amava e amava sempre di più e sapeva il cuore dei suoi discepoli e quelle espressioni furono espressioni d'amore, dettate da uno spirito d'amore. Che li spronò a fare una dichiarazione di fede, lui vedeva già una dichiarazione di fede rilasciata da loro: a chi ce ne andremmo? Tu solo hai parole di vita eterna. Chi può dare quello che tu hai dato fino adesso? Noi ti seguiamo non soltanto per il pane naturale che provvedi, che dispensi ma per qualcos'altro che noi giorno dopo giorno sperimentiamo. E durante queste esperienze noi cresciamo e comprendiamo sempre di più. È piaciuto al Padre di, di rivelare il regno dei cieli a voi piccoli fanciulli. Voi che siete come dei piccoli fanciulli e che pensate in maniera semplice, è piaciuto così al Padre. E così è la volontà di Dio, che viene seguita giorno dopo giorno. Credere, credete in colui che Egli ha mandato, questa è l'opera da compiere. Forse non ti senti ancora pienamente soddisfatto perché non hai visto realizzare determinate cose che vorresti vedere. Oppure non si sono. Ancora concretizzate delle situazioni, delle circostanze che tu vorresti vedere nel, tra i fratelli, nella comunità e attribuisci a questo il tuo malcontento. Ma il Signore in questa sera ti dice di non nutrirti più di questo pane, di non fare più queste considerazioni, di evitare vani discorsi e mormori, ma di guardare Cristo, il pane della vera vita. Il pane che ti darà la forza per andare avanti nel tuo deserto, di non continuare più a nutrirti di questo pane. Di immagini che ricordano il passato, che ricordano alcune situazioni bibliche. Ma guarda Cristo, guarda il vero pane di vita. Credi in Lui fermamente, adempi alla sua parola. E comincerai a essere molto più stabile, molto più zelante nelle sue vie, perché hai avuto un nutrimento direttamente dal suo, dalla sua mano, un nutrimento particolare. Hai spezzato il pane con Dio. Dio ha spezzato il suo figliuolo su quella croce, per te, per me. Per la nostra salvezza affinché tu avessi vita. Fratelli, noi non siamo qui per battere l'aria, e credo che nessuno di voi viene qui perché non ha nulla da fare a casa. E Dio questo lo vede e lo sa. Non state nutrendo delle false speranze, e lo sento fermamente in quest'ora più di prima, che il Signore sta dando luce, conoscenza giorno dopo giorno a quanti si stanno aggrappando con tutte le loro forze, con tutte e due le mani al proposito di Dio, non lasciandosi condizionare da nulla e da nessuno. E fratelli, sono certo, che quella meta è sempre più vicina. Noi non stiamo camminando in vano, non stiamo girando intorno a un monte, ma stiamo camminando verso una meta. Non siamo per, qui per perdere del tempo, per spendere parole vane, per fare la stessa cosa che è stata fatta fino a ieri, ma stiamo camminando nel sentiero della giustizia di Dio, nella sua verità. E non è presunzione, non è arroganza, è parola di Dio, perché confermata da Dio stesso e da chi? Dalle vostre vite. Alleluia, alziamoci: quali sono gli ingredienti di questo pane? Sono la gioia, l'amore, la misericordia, l'integrità la lealtà, da cui scaturisce la vita, la vera vita abbondante. In Luca, capitolo 6 verso 35, parla, cosa? parla di questi ingredienti. Che cosa producono questi ingredienti? Producono un rilascio della benedizione, un rilascio della vita abbondante. Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Questa è la natura di questo pane, misericordioso. Siate dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, parla di quegli ingredienti, di quell'altro pane, e non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato una buona misura pigiata, scossa e traboccante, e vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurata a voi. Questo è uno, l'espressione di uno degli ingredienti che racchiude la natura del Cristo. Quando noi ci nutriamo del pane del cordoglio, la forza che ci dà quel pane ci porta a fare delle preghiere che partono dall'anima. Dall e rimangono nell'anima. Rimangono nell'anima col sentimento dell'anima. Se tu ti trovi nell'angoscia, nella paura, nella disperazione, quel pane del cordoglio ti farà restare in quella condizione. Ma quando noi ci nutriamo del pane di vita, quell'energia quell che è il pane che Dio ha spezzato per noi, ci permetterà di fare fervide preghiere. Come le preghiere che vennero fatte da coloro che, vedendo Pietro imprigionato, pregavano con fervore, con un sentimento forte, affinché venisse sciolto da quelle catene. E delle catene furono spezzate e delle carceri furono aperte, affinché Pietro venisse liberato. Questo è il pane che discende dal cielo per dare vita al mondo. Padre, noi vogliamo di più, sempre di più di questo pane, perché tu ci basti. Noi non vogliamo nutrirci di nessun altro pane, ma vogliamo quel pane che procede dal tuo trono, Signore, e che dà vita al mondo, come dà vita a noi in quest'oggi e come ci darà vita. Per portarci avanti nella tua opera, nel tuo proposito. Padre, io ti ringrazio per i miei fratelli. Siano fortificati, siano restaurati, i loro cuori siano resi sempre più sensibili al tuo spirito. Benedicili, accompagnali, e possa la tua parola vivere e regnare nei loro cuori. Amen.